Mancano 48 ore all'inaugurazione del nuovo ponte di Genova e per la prima volta un'automobile ha attraversato completamente il viadotto e quella del nostro inviato Giuseppe Laviani. Vediamo. Abbiamo appena imboccato l'ultima galleria, la galleria che precede il nuovo ponte di Genova. La nostra è la prima auto civile non legata al cantiere, non legata ai lavori, che lo potrà percorrere per intero. Gli ultimi metri del tunnel. E proprio da qui comincia il nuovo viadotto di Genova. Gli stand alla nostra sinistra, si sta preparando la cerimonia a cui parteciperà anche il Presidente della Repubblica. Sono 1067 metri che collegano il ponente di Genova con il Levante, che collegano la città a 2 anni dalla tragedia. Le ultime gru al lavoro, ne abbiamo viste tantissime in questi mesi, adesso sono qui soltanto per le rifiniture, i cartelli stradali, le indicazioni a terra, la segnaletica. Qui abbiamo visto lavorare per 12 mesi squadre di operai, circa 400 operai, giorno e notte, senza mai fermarsi, per completare quest'opera che sarà ricordata non soltanto per la parte ingegneristica, per il progetto che Renzo Piano ha donato alla sua città, ma anche per la tempistica. E da qui vediamo benissimo i quartieri di Genova, stiamo attraversando l'area della Val Polcevera, del Torrente. E qui arriviamo in un'altra parte, ancora chiusa, è l'imbocco della A7. E questa è l'area del crollo, qui era posizionata la pila, il pilone 9 del vecchio Ponte Morandi. Il crollo è avvenuto 2 anni fa, proprio in questa zona. È in gravi condizioni il carabiniere aggredito a Castellammare di Stabia da un gruppo di giovani.